della nostra terra, delle nostre identità, delle nostre specificità, perché ci sono due modi di stare nella globalizzazione: la puoi subire o la puoi governare. Finora noi l'abbiamo subita, abbiamo raccolto tutto il peggio della globalizzazione e in nessun caso ci siamo posti il problema di come si potessero prendere gli strumenti della globalizzazione per rilanciare le nostre identità antiche, le nostre specificità, la nostra forza. In ogni comune nel quale vai in Italia c'è un prodotto che i cinesi non potranno copiare mai, ma noi non riusciamo a fare leva su questa ricchezza assoluta, unica. E quando io dicevo prima dei canestrelli biellesi, lo dicevo perché chiaramente sono molto legato ai prodotti di questa terra, ma perché sono un cultore dei grandi, delle grandi specificità dell'Italia, perché davvero noi potremmo inventarci un marchio di origine comunale, perché in ogni comune c'è un prodotto unico di quel comune e noi dobbiamo sapere investire su questo, sul turismo e sulla cultura, perché non è vero che con la cultura non si mangia, non in Italia, dove noi potremmo mangiare solo di cultura, solo di cultura. E poi vogliamo parlare di sicurezza, di immigrazione, che sono insomma altri grandi temi dei quali ci siamo sempre occupati. Vogliamo dire che non è vero, come dice la sinistra, che la sicurezza è una specie di pezzo per piccolo borghesi. La sicurezza è l'unico strumento che noi abbiamo per tutelare gli indifesi di questa società, quelli che non hanno i soldi per comprarsi il cancello blindato, la macchina blindata, quelli che non hanno le telecamere dentro casa, tutte le persone normali. E questo Stato deve saper difendere. Il tema dell'immigrazione, di come conciliare solidarietà, sicurezza, difesa dell'identità. Perché nessuno mi convince che è solidarietà far entrare in Italia tutti gli immigrati possibili e immaginabili che lo chiedono per poi tenerli ai semafori a pulire i vetri delle nostre auto. La solidarietà è un'altra cosa, è far entrare in questa società quelli che questa società può ricomprendere e allo stesso tempo chiedere rispetto della nostra identità e delle nostre tradizioni. Guardate, qui c'è un riferimento